Bella ragaz, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play e oggi siamo finalmente tornati con la mia modalità Divento un mito con scan face del mio volto sopra il mio giocatore. Ovviamente questa cosa si può fare solo da PC, quindi non chiedetemi PS4, PS5 eccetera eccetera, perché si può fare solo e soltanto da PC. Lo ripeto perché c'è sempre qualcuno che me lo chiede. Ho una notizia superba per voi che riguarda proprio lo scan face, quindi se vi piace l'idea di poter avere anche voi lo scan face e giocate da PC, continuate a guardare questo video. Prima di andare avanti però vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi episodi e a lasciare un bel mi piace a questo contenuto per farmi sapere che apprezzi questa serie. Vi ricordo inoltre che questo video è in collaborazione e quindi sponsorizzato dalla Galactic Games ASD. Trovate un link diretto per l'acquisto del merchandising con il 10% di sconto in descrizione. Supportate il mio sponsor, mi raccomando, fatelo. Adesso ragazzi vi do la notizia di cui parlavo prima, la notizia super bomba. Se anche voi giocate da PC come me e vi piace l'idea di poter avere il vostro scan face personalizzato, importato sul vostro gioco, proprio come faccio io in questa modalità Divento un mito, beh, basta andare sul sito www.galacticgames.com nel loro shop, perché da oggi sarà in vendita lo scan face. Vi lascio anche il link diretto per l'acquisto qui in descrizione. Lo scan face base, che prevede solo lo scan face e le istruzioni per installarlo, costa 20 euro. Lo potete acquistare ovviamente, come ho detto, sul sito. Bisogna inserire tutti i dati, l'email, tutto ciò che vi chiede. E per farlo ci vuole circa una settimana. Poi c'è anche lo scan face pro, il costo è 25 euro e potete avere, oltre il vostro scan face principale, anche uno scan face secondario, dove magari avete la barba diversa o i capelli diversi. Poi la possibilità di poter aggiungere sui vostri scan face i tatuaggi, come ho fatto io. Vedete, ho questo tatuaggio, ho quest'altro tatuaggio e nel gioco, nel mio scan face, sono presenti. E inoltre anche la mini face, ovvero la vostra immaginetta piccolina che vedete nello schema di gioco, perché senza quella rimane la mini face del giocatore su cui avete importato il vostro volto. Quindi ragazzi, mi raccomando, www.galacticgames.com, andate nello shop e comprate lo scan face solo se giocate da PC, mi raccomando, da PC. Ovviamente se avete difficoltà nell'acquistarlo, ci sono i miei social, Instagram e Facebook, in descrizione, mi contattate e vi do una mano io personalmente. Detto questo ragazzi, però, bando alle ciance, andiamo direttamente alla modalità Divento un mito. Ci siamo ragazzi, ci siamo, continua l'avventura di Spagnuolo, che sarei io, tra parentesi, si sa. Partita di Serie B ragazzi e siamo titolari, ma non solo siamo titolari, ma ci siamo anche nel menu iniziale, con tanto di tatuaggio, ecco perché parlavo del tatuaggio. Eccolo qui, è sull'altro braccio, non so nemmeno su che braccio il tatuaggio, comunque è proprio questo, se lo vedete. E che dire, è tutto pronto, siamo titolari, a fianco a Balotelli c'è anche Kevin Prince Boateng in campo e noi andiamo sul tappeto verde. E i giocatori entrano in campo per questa giornata, ovviamente, di Serie B. Noi skippiamo perché non vogliamo perdere tempo, non facciamo come nella carriera che vogliamo sentire inni eccetera, perché ci interessa il gioco. Dai, recupera, mi hai Mario, mi hai, è buona per noi, con il destro il palo! Il palo pieno, non ci sblocchiamo in Serie A, in Serie B, scusate, non ci sblocchiamo in Serie B. Nulla da fare, è arrivato il gol in Coppa Italia, ma nella Serie B ancora nulla. La palla in avanti da Balotelli, rimane lì il pallone ed è buono per noi. No, calcio di punizione, questa volta spero che ci fa andare a noi. Speriamo, sì, siamo noi sul pallone, siamo in due, ma ci siamo anche noi. Parte Spagnuolo in porta! E va
fai così! Anche se su calcio di punizione ci siamo sbloccati e ci va benissimo, ragazzi, ci va benissimo. Perché ci va benissimo? Perché è difficile segnare con un 69, quindi se ne possiamo approfittare per portare gol a casa su calcio di punizione, visto che abbiamo un ottimo tiro a giro, un ottimo calcio su punizione, proprio come avevo io nella realtà quando giocavo, quando giochicchiavo, perché non approfittarne? Arriva il primo gol in Serie B di Spagnolo del nostro giocatore. Lo scatto è buono, andiamo di testa! E la rete! La rete magnifica! La rete fantastica! La nostra doppietta! Questo è stato un gran gol! L'ho visto, sono scattato in avanti, mi ha servito e di testa, boom! Ma che gol, ragazzi! Un gol proprio realistico! Un gol realistico! Guardate, il lancio di testa ad incrociare, fantastico, fantastico, il 2-0! Il 2-0 di Spagnolo, la doppietta in Serie B! Noi non facciamo mai un solo gol, se ne facciamo uno dobbiamo fare anche il secondo. Che zuccata, che zuccata. 2 minuti di recupero, è quasi finito questo primo tempo che ci vede uscire vittoriosi. Il pallone in avanti, l'intervento del nostro compagno a fermare l'attacco della Regina. E palla gestita dal Monza. E finisce così il primo tempo, doppietta di Spagnolo, ma soprattutto il secondo gol. Due perle, dobbiamo dire, due perle, la prima di punizione, ma il secondo mi è piaciuto davvero tanto, davvero tanto. Balotelli ci prova da lì, ha rischiato il gol da più di 30 metri. Ci atterrano, ma secondo l'arbitro va bene così. Ma comunque finisce la partita 2-0 per il Monza. Doppietta di Spagnolo, di me medesimo, del nostro giocatore. Che dire, ragazzi, bellissima partita. Arriva il primo gol in Serie B e arriva anche la doppietta in Serie B nella stessa partita. Non ci accontentiamo mai di un gol solo. Comunque, ragazzi, 5 partite abbiamo giocato, abbiamo fatto 4 gol e 2 assist in totale in carriera, cioè, voglio dire, ci facciano giocare un po' di più a questo punto. Adesso arriva la partita con il Brescia, speriamo che ci convochi, che ci fa giocare. Vediamo. Sì, titolare, ragazzi, per forza, dopo la doppietta che fai? Non mi fai fare il titolare, sei impazzito se non mi fai fare il titolare. È tutto pronto, ragazzi, anche per questa seconda partita dell'episodio, siamo sempre titolari e noi andiamo sul tappeto verde. Inizia così questa seconda partita, possesso palla e per il Brescia. Ottimo lo scambio con il compagno, riusciamo ad andarcene, è buono per Balotelli. Stavamo arrivando, forse carica il portiere. Bisoli, una finta, dai ragazzi, prezziamo. La palla messa in mezzo, intervieni. No, scendo, autogol si stavano facendo. Certo che quando la difesa è spenta io non posso farci niente, ragazzi. E il colpo di testa è il gol. Il gol del Brescia. Doveva arrivare perché la difesa è morta. È buono in avanti, volevamo scambiare con Kevin Prince. Attenzione, è buona per noi. Spagnolo con il destro! E il pareggio! Arriva proprio dal nostro giocatore Simone Spagnolo, che fa l'1-1 e segna anche in questa partita. Vai così, ragazzi, e mi trovo la palla, che faccio? Non segno, che faccio? Non la butto dentro? La butto dentro. E finisce così il primo tempo, 1-1 in questo Brescia-Monza, ed è arrivato anche il nostro gol, il nostro terzo gol in Serie B. Ottimo il nostro passaggio di prima a Kevin Prince, che ci aspetta, anzi prova il tiro, il palo pieno di Boateng, stava facendo un gol fenomenale, stava facendo. Peccato, poteva essere il 2-1. Testa, andiamo a servire Kevin Prince. Ci prova un altro palo. C'ha l'abbonamento ai pali. Il secondo palo di seguito di Boateng. Buona palla per noi. Balotelli, la respinta. Lì dovevi aspettarmi, Mario. Un po' sei stato egoista. Dovevi aspettarmi perché se me la davi in mezzo era gol. Ha
Aspettami, aspettami, stavo arrivando, caspita. Finisce così, 1-1, facciamo gol. Però potevamo fare di più, potevamo fare di più. Però ci accontentiamo comunque del nostro terzo gol in Serie B, il quinto gol in stagione. Ragazzi, come potete vedere, anche in questa partita siamo titolari, anche nell'ultima partita siamo titolari contro il Frosinone di Nesta. Che dire, siamo attenti perché prima in classifica come squadra, cioè ovviamente è la favorita ad andare in Serie A. Però noi è vero anche che non la finiamo di segnare e quindi il mister ci ha dovuto mettere in campo per forza. Ok, è tutto pronto per questa terza e ultima partita dell'episodio. Speriamo di fare gol anche in questo match e noi andiamo sul tappeto verde. Inizia così questa terza partita, questo Monza Frosinone. Affrontiamo la prima della classe, quindi dobbiamo fare molta molta attenzione. Aspettami, aspettami, aspettami. Ok, no, di poco non siamo riusciti a passare con la forza. Stiamo facendo irruzione nell'area di rigore. Ok, in avanti anche se ci hanno buttato a terra. Balotelli ci prova da lì, ma servi Kevin Prince. Ma servi Boateng che ce l'avevi a fianco, cioè. In avanti Novakovic, il tiro disinnescato dal portiere, meno male. Una finta, riesce a servire Novakovic. Ardemagni, non lo fate girare. Ardemagni con il destro fuori. Il portiere copriva lo specchio, ma non dovevate farlo girare, ragazzi. Non posso venire a difendere. Vai che l'hai recuperata, vai, aggredisci. Sto io sulla destra, Mario, vai sulla sinistra. I ruoli, i ruoli. Manca a scuola, a scuola calcio, te lo insegno queste cose. Perdono il pallone. Qua io veramente non posso farci niente. Contropiede del Frosinone, non c'è tempo però. Finisce il primo tempo 0-0. Pochi squilli, lo stesso palla più nostro. Speriamo di fare meglio. Palla per noi, avanziamo, avanziamo che c'è spazio. Spagnolo, Spagnolo, Spagnolo. Ce l'ha sul destro. Provato un tiro a giro, è andata male. E lo so, non me la passano. Una volta che ce l'avevo tra i piedi ho detto faccio tutto da solo. Palla in avanti per Super Mario. Kevin Prince ha visto il nostro movimento. Attenzione che recuperiamo un ottimo pallone. Attenzione che recuperiamo un ottimo pallone. Ancora palla nostra col sinistro. La respinta del portiere. La palla in avanti per Ardemagni. Il gol. Il gol del Frosinone, perché se non attaccano non ho supporto. Sono costretto a tirare da fuori, perché in questa partita non fanno nulla di nulla. E mi fa anche uscire. Quindi la partita, la nostra partita finisce qui. Gitkier. Forse c'è una possibilità per il Monza, ma Gitkier sbaglia tutto. Mi ha anche fatto uscire il mister, eh? Mister Brocchi mi ha fatto uscire quando non mi doveva far uscire, secondo me. Carraro, Tabanelli, forse ultima azione affidata al Frosinone. Carraro mette in mezzo la sfera, andiamo a respingere. Tribuzzi, quindi Maiel, è finita arbitro, è inutile che fai giocare ancora, è finita. Tribuzzi allarga. Niente, finché non fanno un lancio l'arbitro non fischia. Purtroppo c'è sto bug presso. No, dopo la punizione dovrebbe fischiare. Cioè nella realtà non avrebbe fatto battere la punizione. Beghetto, la palla messa in mezzo, la manna. Riesce a bloccare la sfera. E finisce così la partita, finalmente ragazzi, perché ci ha fatto uscire da un po', ma comunque volevo farvela vedere fino alla fine. Non siamo riusciti a fare gol, perdiamo contro il Frosinone, ma era da aspettarsi, perché insomma è più forte come squadra. Ok ragazzi, per questo episodio abbiamo terminato, abbiamo giocato 3 partite come sempre, sono arrivati anche 3 gol, quindi continuiamo a segnare nella classifica dei marcatori il nostro nome. Meno male, così ci aumento un po' l'overall. Non dico che a gennaio ci deve arrivare un'offerta importante, ma almeno, almeno l'anno prossimo, a fine stagione, qualche squadra un po' più blasonata ci chiede di andare a giocare. Poi magari facciamo la panchina, non si sa, però almeno mettiamo qualcosa
di più importante, perché vogliamo ovviamente vincere qualcosa. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, importantissimo per non perdere tutti i prossimi episodi, e lasciate un bel mi piace a questo video per farmi capire che apprezzate questa serie. Vi ricordo che questo contenuto, come tutti i contenuti sul mio canale, è in collaborazione, quindi sponsorizzato dalla Galactic Games. Come ho detto anche all'inizio, ma lo ripeto, se volete il mio scamface, cioè non il mio, il vostro scamface fatto come il mio, trovate il link per l'acquisto in descrizione, vi porta direttamente allo store dove potete acquistarlo. Se avete difficoltà mi scrivete su Instagram o su Facebook e vi do io una mano. Io vi saluto e vi abbraccio dal vostro Simo Play, ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!